Buonasera youtuberani, amici gamer e videogiocatori, benvenuti di nuovo in questa nuova puntata di Watch Dogs. Come già detto in passato, lo porterò da lunedì a giovedì, dato che comunque sia uscirà il nuovo Watch Dogs Legion e avrei intenzione di portare anche il secondo capitolo di Watch Dogs. E con questo io vi auguro buona visione e buon divertimento a tutti voi. E si riparte così con la nostra avventura di Watch Dogs, il nostro hackeriano Aiden Pierce. Hackeriano, perché hackeriano voi mi state dicendo, ma che è mossa parola? Praticamente hackeriano è praticamente colui che hackera, quindi che è un hacker insomma. E il nostro Aiden Pierce è un hacker per chi non ha visto i miei video precedenti di Watch Dogs. E per chi non ha visto i miei video precedenti di Watch Dogs appunto, Aiden Pierce sta cercando l'uomo che praticamente ha ucciso la sua nipotina, Lena, e quindi sta cercando questa persona. Allora, noi ci troviamo qui in questo punto, come vedete, e la nostra prossima missione è questa. Però, siccome ultimamente in ogni video che sto facendo, prima di fare una qualsiasi missione, vado a sbloccare un'antenna che sarebbe un punto di interesse, con la quale faccio anche adesso sistema CTOS, sblocca i punti di interesse. Ok, allora vediamo un pochettino. Hai un problema. Uno che se l'è cavata allo stadio, se quello parla, ti individuerà. Che cosa? E come è successo? È facile, non è morto. Calmati, amico, un piano. Ci vediamo a Groma Nights, sul tetto. Cioè, questi stanno a pomiciare così, con tanto di scialanza. Zozzoni che siete! Zozzoni che siete! Ah sì, voi pomiciate? Via, prima che chiamino la polizia. Ecco. Oh. Vediamo se la smettete di fare zozzoni. Allora, fatemi vedere questi due. Ok. Allora, prendiamoci un'auto. Non la voglio andare a cercare perché non c'ho voglia. Un'auto di corsa. E prendiamoci un'auto di corsa. Ah, le devo pagare, non c'ho tutti questi soldi. Allora, un furgone no. Una moto no, perché non contiene la musica. A parte che la musica me la posso mettere io sul telefono. Allora, prendiamoci di nuovo. No, questa. Il chopper, mi piace un botto il chopper. Ho pensato a tutto, il veicolo è pronto per te. Eccolo là. Ecco il nostro chopper. Allora, attivista a favore della causa israeliana. Traditore. Ha tre indirizzi diversi. Ah, pure. Fai sospetti sul telefono. Componente per H uso singolo. Bene. Ok, possiamo continuare. Boom! Ok ragazzi, adesso ci stiamo avviando verso la missione. Verso la missione, anzi no, verso l'antenna, che è missione principale. Scusate, mi ha fatto un po' di confusione. Bastardo, mi ha fatto volare dalla moto. Mi ha distrutto la moto. E manco si è fermato, sarebbe da denuncia. Vabbè, prendiamoci st'auto da schifo. Nuovo veicolo disponibile. Cambiamo musica, va?
Maestro di arti marziali. Ha un blog su NBZN. Last Boys di Summer, ok. Allora, l'antenna si trova lassù. Ok, arrampichiamoci ragazzi. Ok, bene così. Ora devo raggiungere. Prendiamo la calcio. È nostro. Quel bastardo è nostro. Ma succediamolo. Ma che cazzo è? Fa un culo. Facciamogli il culo. Ok, devo sbloccare quella porta. Quindi qui intorno ci dovrebbe essere una telecamera. Eccola lì. Più semplice di così non poteva essere, ragazzi. Ah, non era la porta giusta. Ok, mi sono sbagliato. Ho aperto quella di porta, però da lì come cacchio faccio ad andarci? Devo passare per forza di là. Eccola. Adesso è quella giusta? Sì, quella giusta questa volta. Sblocca. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sbloccato pure questo punto di interesse. Contenuto aereo sbloccato. Bene. Ok, non faccio come nel video precedente, non mi butto da un'altezza del genere. Cash run. Percorso vicino, no, non mi interessa. Lo farò la prossima volta. Oh, raga, da dove si esce? Vedi che mi devo buttare per forza giù. Ah sì, ero venuto da qua. Che stronzo. Bene. Cristiana Rinata. Ok, riprendiamoci, questa volta scegliamo un'auto, va? Sportive. Utilitarie, no, sportive. Prendiamoci questa gialla. Bene, è tutta pronta, ed è lì che aspetta solo te. Nuovo veicolo disponibile. Bastarda! No! Diventare veloci. Inviate subito un contratto per questo stronzo. Pronto? Giù il telefono. L'operatore blu, è ancora in linea? Senti, ho dei soldi. Prendili. Vabbè. Per favore, no! Un gruppo di alternato COVID-19 ha avvertito i cittadini che il CTOS è vulnerabile agli attacchi. Il rischio è che hacker mercenari manipolino il sistema con facilità per conto del miglior offerente, persino di terroristi. Il sindaco e il capo della polizia hanno accusato gli attivisti di diffondere il panico. Il DedSec ha risposto di essere il moderno canarino nella miniera.
Ok, ragazzi. Acquisti più frequenti, appassionata, vabbè. Ex istruttore di skydiving. Aiuti un poveretto. Compra spesso riviste di tecnologia. Insegna catechismo. Ok, adesso ci possiamo avviare verso la missione. Madonna ragazzi, che ho combinato. Bella questa. Ho creato io l'incidente e ci sono cascato pure io. Tanto ormai la macchina già è distrutta, raga. Niente pizza stasera. E iniziamo. Non è facile lavorare con Jordi, ma è un vero genio. In un'altra situazione forse gli darei la caccia. O viceversa. Ma se dice che abbiamo un problema, devo prenderlo come un enorme eufemismo. Non devono identificarmi. O andrà tutto quanto a puttane. Ecco. In questi edifici è tosta, quindi quelli come loro qui si sentono al sicuro. Prendi questi, avevano un catenaccio da niente alla porta. Vorranno vedere la faccia del ragazzo delle pizze prima di aprirgli. Va bene, ho capito, chiaro. Tornando al problema. Beh, per questo ho portato la tronchese. Lui apre una fessura, io vedo la catenella, infilo questa in mezzo e tac, indovinate, non è il ragazzo delle pizze. Jordi, il problema, pensiamo a quello. Ci stiamo pensando. Ho in mente un mucchio di soluzioni, Pierce. Tu non apprezzi quello che faccio per te. Non hai capito quanto ci tengo a te, vero? Finito? Già. Fammi un favore, sistemiamo la faccenda. Quanto tempo abbiamo? Meno di quel che serve. Ah, te lo ricordi quel duro allo stadio? Ha smesso di fare il duro. La polizia l'ha sbattuto nella prigione di Chicago. Oh, e sta per essere interrogato e punterà il dito dritto contro di te. Ma com'è successo? D'accordo, è colpa mia. Vieni a vedere. Vedi laggiù? C'è stata una chiamata stamattina. C'è chi paga una bella somma per far parlare quel pagliaccio.
ghiaccio. E uno di quei tizi si occupa della faccenda. Direi che io e lui dobbiamo fare quattro chiacchiere. Sì, ma stavolta niente scherzo della pistola scarica. Il povero Maurice si è pisciato sotto l'ultima volta. Ognuno ha i suoi metodi. Sai come si usa? Tu porta il culo laggiù, io ti copro. E stavolta vedi di non uccidere il capo. Guarda che ti serve. Davvero? Interessante questa missione, ragazzi. Facciamo in fretta, ok? I miei ospiti si lamentano in balcone e rischia di venirmi un'emicrania. E a quel punto, Pierce, non ti servo a niente. E secondo te io non voglio fare in fretta? Ma che ne so io? Non sei molto empatico, eh? Non eccessivamente. Parlami del contratto per Fixer. Cos'è che cercano? Te. Qualcuno vuole a tutti i costi il giustiziere. Fingeranno il trasporto di un prigioniero per far uscire l'unico che può identificarti. Non hanno mai messo insieme così tanta gente. Sanno che proverò a fermarli. Senti, il testimone mi ha visto in faccia. Se i Fixer lo prendono, se scoprono il mio nome, andranno dalla mia famiglia. Ah, ci risiamo. Sei troppo sentimentale, Pierce. È una debolezza. Un giorno qualcuno la userà contro di te. Ti coprirò come posso. Ma non ho occhio ovunque. Iniziamo. Ok, devo trovare il punto d'ingresso da qui. Occhi aperti, ne arriva uno, lo vedi? Per adesso faccio tutto in stealth, ragazzi. Ma che cosa vedo laggiù? Merda, lo conosco quello. Quello chi? Non ricordo mai il nome, quello con le orecchie grandi, Dooley, Dawson. È un tuo amico? Io non ho amici. Duncan, forse inizia per B. Conosci davvero oppure? Forse no. Lo faccio fuori. Douglas! Eh? Si chiamava così, Douglas. Peccato. Troppo tardi. Gli hai sparato? Non mi ricordavo il nome. Merda, era simpatico. Sapevo un sacco di barzellette, ora però non me ne ricordo nemmeno una. Credi che potresti divertirti un po' meno? Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare un solo giorno in vita tua. Non c'è una telecamera, no, eh? Ok, ragazzi, fino adesso se sono stato in silenzio. Ok, dicevo... Se sono stato in silenzio fino ad adesso è perché mi sto un attimino concentrando. Oh, una telecamera.
Scommetto che il capo è in quell'ufficio. Ok, non so proprio da che parte andare. Come faccio mo? Come faccio adesso, ragazzi? Niente, non riesco a trovare la strada. Bene. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, ok, che dovevo fare? Anzi, aspetta un attimo, devo sbloccare. Quello sono io, raga. Aiden Pierce, che tramite la telecamera non... si vede tutto pixelato. No, fammi avvicinare, fammi vedere. Voglio vedermi. Voglio vedere il mio. Tutto pixellato. Ma dai, che ganzo. Allora, come dicevo, devo trovare il codice. Non è rivelata. Bah, vabbè. Telecamera. Possibile che non c'è nessuno che ci abbia il codice? Voi vedete che devo riniziare la missione perché è buggato. Allora, Q
Qua non c'è niente. Ok. Da qua esco però. Non è che c'è una telecamera all'interno, raga, magari che mi aiuta. No. No. Eccola. No. Allora, la linea bianca va di qua. Di qua. Sblocca, ecco come cacchio si sblocca, vaffanbagno. Oh. Ce l'ho fatta, ragazzi. Oh, che è successo? Gestisce la cosa in prigione. Cosa? Non sappiamo di che parli. Lance Brenner. La famiglia? Che fai? Ti ho chiesto della tua famiglia. Pare proprio che tu stia vivendo due vite parallele. Padre di famiglia. I tuoi figli presto andranno al college. Sono belle spese. Fottiti. E poi c'è la tua seconda vita. Conti fantasma stracolmi di soldi. Ehi. Lo sai che il tuo nome è legato a un sacco di case irrisolte? Scommetto che la polizia non vede l'ora di incontrarti. Ok, aspetta. Vuoi una fetta della torta? Si può fare. Fai perdere tempo. Ok, ok! Cazzo. Per la prigione. È Angelo Tucci. Ora guida un convoglio, ma è tardi. Non lo troverai mai. E se non volessi lui, ce l'avrà pure la famiglia. Perché vuoi la sua famiglia? Che cazzo di problema hai? Da dove vuoi che cominci? Hmm. Sveglia, arrivano altri fixer. In fretta? E Kinderhook? Merda. Ok, ragazzi, ho appena beccato un AK-47. E devo dire che è veramente eccezionale. Ok, userò sempre quest'arma. E per quanto riguarda ciò che abbiamo appena visto, non saprei cosa dire. Devo andare a cercare quest'Angelo Tucci allora. Fatemi vedere un attimo una cosa. No. No. Ok. Cacchiarola, scusatemi il termine. Cacchiarola. Alla faccia tua. Attenti, ti copro io.
bersaglio è in fuga, ma lo vedo. È ferito. A culo proprio, ragazzi. Posso continuare tutto il giorno. Oh cacchio. Mamma mia, ragazzi, non potete capire. Non potete capire, ragazzi, sono bloccato. Oh, ne è rimasto uno solo finalmente. Oh. Punto abilità ottenuto. Bene. Ehi, non mi hai più chiamata. Hai trovato il tipo che cercavi? Sì, ma è una brutta storia. Devo trovare un'altra persona. Stavolta so il nome, Elena Tucci. Ma ho a che fare con uno che cerco. Vive a Chicago? Sì, devo trovarla subito. Eccola. Wow, ha un'impronta digitale niente male. In un post di stamattina ha scritto di una riunione per oggi fuori dalla Willis Tower. Bene, ti chiamo da lì. Forse mi servi. Ok. Ok ragazzi, scusatemi se non ho chiacchierato, ma ero un attimino concentrato sul da farsi dello scontro.
Ok ragazzi, facciamo questo bel riposino. Come sempre a ogni fine missione. Siamo arrivati alla fine, come al solito voglio salutare il mio amico Survivor Domaco e Lorenzo Malatesta che mi seguono sempre e mi guardano sempre, anche il mio amico Mexar82, spero che l'ho detto bene. Comunque troverete il loro link qui sotto nelle descrizioni. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanellina per non perdere alcuna puntata di quello che metterò nei prossimi giorni. E con questo ragazzi e amici gamer vi saluto e vi auguro una buona giornata.